Allora, ragazzi, una curiosità questa che mi avete chiesto un sacco di volte e quindi vi voglio accontentare. Farò una compilation delle moto che uso più spesso, quindi BMW di Pirelli, la BMW che uso nel campionato italiano National e infine la BMW che uso nella Coppa del Mondo Stock 1000, facendovi vedere tutte le differenze di potenze, componentistica e chi più ne ha più ne metta. Oggi iniziamo con la moto laboratorio di Pirelli. Come vedete, è qua dietro, è un po' smontata perché appunto è fine giornata e sta riposando, ma ancora meglio così potete vedere tutta la componentistica. Iniziamo col dire che questa moto sembra molto sofisticata, ma alla fine, come potete vedere, è veramente semplice. Iniziamo con il tour. Abbiamo uno scarico a Cracovia Aftermarket che potete trovare tranquillamente anche voi in vendita. Abbiamo cosa molto importante, come potete vedere, questi simpatici amici, questi che in poche parole sono i sensori della temperatura della gomma in modo da tenere sotto controllo tutti i valori dello pneumatico. Ovviamente questa è una moto laboratorio, quindi non si cerca la performance, ma si cercano più informazioni possibili. Continuiamo. Hollins TTX come mono, accoppiato ovviamente a telemetria che legge tutti i dati relativi all'escursione, ovviamente sia al posteriore che all'anteriore. Abbiamo i potenziometri, sella Race Seats Aftermarket, dove diciamo il pilota può scegliere le varie altezze, può scegliere il tipo di gomma usata in modo da avere più o meno grip. Abbiamo gli stomp grip veramente importanti per tenersi in staccata. Ormai senza questi faccio veramente fatica a guidare. All'anteriore abbiamo una Hollins Nix 30 e un I2M come dashboard che qui non c'è perché ci è esploso giusto oggi e domani lo andremo a sostituire. Poi, come impianto frenante, abbiamo un qualcosa di prim'ordine perché durante i test non è che si può stare lì dietro a spurgare, a fare tutto. Quindi è veramente molto importante avere un qualcosa che sia affidabile e che duri e che non dia problemi. Detto questo, abbiamo praticamente un impianto da superbike con pompa Brembo dal pieno, è il top di gamma di Brembo. Stessa cosa per le pinze, con dissipatori anche di calore, come potete vedere, che sono questi qui di Xtreme Component, che fanno anche quelle una gran differenza per mantenere la temperatura pinza un pelo più bassa. Dischi Brembo Racing serie oro e infine un semplice radiatore maggiorato per evitare surriscaldamento del motore, visto che facciamo veramente tanti tanti giri. Come elettronica qui abbiamo un semplicissimo Calibration Kit 3, che è l'ultima elettronica, diciamo, acquistabile da tutti, veramente a buon mercato, cablaggio, come è normale per una moto che va in pista. E queste sono le cose più importanti, e non c'è nient'altro. Come vi dicevo, alla fine, dicendo tutte le cose, sembra una cosa esagerata, ma alla fine, per una moto che va in pista e fa tanti chilometri, sono veramente delle cose fondamentali. Invece, parlando di motore, semplicemente una testa un pelo più bassa, una guarnizione più bassa e un'equilibratura generale del motore, niente stravolgimenti, appunto perché bisogna fare tanti tanti chilometri. Per concludere, questa è la nostra bimba e adesso andiamo verso un qualcosa di più interessante sotto il profilo delle performance, cioè sulle moto che uso nel National e nella Coppa del Mondo Stock 1000. La moto che uso nei campionati è così bella che non ho voluto rovinarla con la mia presenza. Ho preferito che i vostri occhi se la gustassero senza distrazioni. Detto questo, torniamo alla tecnica. Non voglio stare qui ad annoiarvi troppo, quindi vi dirò le modifiche principali. Hollins TTX, ultimo modello al posteriore. All'anteriore ritroviamo i nostri alberi di Natale, perché qui l'elettronica è seria. Quindi 1 miliardo di impostazioni, 1 miliardo di interventi da poter fare. Se non avete visto il video dell'elettronica dove è tutto spiegato molto nel dettaglio, ve lo linko qui sotto, guardatelo.
Come forcella all'anteriore una Ohlins FKR ultima evoluzione dopo la NYX 30 che avete visto sulla moto di Pirelli. Io mi trovo meglio con questa qui rispetto alla NYX perché ti dà un pelo più di feeling con i freni in mano. Non tutti lo sapranno, ma nella Stock 1000 gran parte dell'impianto frenante deve rimanere assolutamente di serie. Viene cambiata solo la pompa freno, che deve rimanere dentro un cap price, quindi massimo 300 euro per l'acquisto della pompa anteriore. Ovviamente tubi in treccia, ovviamente pastiglie diverse da quelle stradali. Qui abbiamo delle Brembo Z04. I dischi freno non sono i serie ora che avete visto sulla moto di Pirelli, ma sono i T-Drive. Un leggero step migliorativo ancora. Passando alla parte elettronica molto velocemente, acquisizione completa 2D e elettronica BMW Evo col taglio di accensione e non col taglio con la farfalla o apertura farfalla. Come gomme invece nell'europeo Stock 1000 è obbligatorio utilizzare solo un tipo di mescola, all'anteriore SC2 intagliata e al posteriore SC1 intagliata, quindi Pirelli Super Corsa. E per finire tutte le sovrastrutture, quindi le carene, che sono alleggerite il più possibile per arrivare al limite del peso regolamentare. Ovviamente i dati che vi ho messo all'inizio delle potenze non sono la potenza precisa di questa moto al banco, si riferisce alla media delle moto stock BMW che sono sullo schieramento, anche perché i team di solito sono molto gelosi dei propri dati, delle proprie potenze, e quindi molto spesso anche i piloti, e in questo caso è così, non sanno realmente quanti cavalli ha la moto. Per concludere voglio rispondervi anche a questa domanda precisa che mi avete fatto: che differenza c'è tra questa moto e una moto stradale? Tutto quello che vi ho fatto vedere e che vi ho detto non c'è sulla moto stradale, quindi potete capire che è un bel lavoro di affinamento. Quando vi dicono la Stock 1000 è identica alla moto stradale, non è proprio così. Per capirci, fra gomme, alleggerimento, potenze diverse, tra una moto di serie e una moto preparata a stock ci possono essere anche più di 7 secondi in una pista come il Mugello. La moto del campionato italiano National è identica a questa che avete appena visto, a parte per due componenti. Uno sono le gomme differenti, nell'italiano si possono usare le coperture slick che fanno veramente una gran differenza sulla dinamica del veicolo e sulla stabilità anche. Ed essendo che nei test con la Pirelli sono quelle che provo di più, sono anche quelle con cui mi trovo meglio. La seconda differenza invece è per l'elettronica, con la quale sempre nell'italiano si può agire su molti più parametri e soprattutto si può agire settore per settore, mettendo a posto la moto veramente nel dettaglio. Per concludere, visto che vi dovevo dire qual era la più veloce delle tre, vi farò vedere il momento dove ho raggiunto la mia più alta velocità di sempre, ed è stata quest'anno al Mugello con questa moto, 317 km orari. Ovviamente dipende dai rapporti, in che pista si va, con scia, senza scia e tutto. Però fatto sta che in questo momento ho fatto il mio record di velocità di sempre. Bene, questo video è finito. Come avete visto, Alberto Nasca mi ha sfidato nella sua challenge, cioè mangiare un limone intero. Via la buccia. Benissimo, adesso invito ad accettare la sfida e mangiarsi un limone intero anche a Sinna Gaghiri, Luca Salvadori e Spavald. Grazie Alberto. Quindi a breve mi toccherà documentare questo scempio. Dopo questo video uscirà la parte 2 del Sir Risponde, anche se non siamo ancora arrivati a 40.000 perché mancavano 6.000 persone e pensavo fossero 3.000 e ho fatto male i calcoli. Quindi a 38.000 persone uscirà la parte 2. Quindi mi raccomando, iscrivetevi per non perdervi la challenge nella quale mi ha sfidato Alberto e per non perdervi la parte 2 del Sir Risponde, dove cercherò appunto di rispondere a tutte le vostre domande. Gas e ci vediamo nel prossimo video. Fuck. Fuck. Fuck.